sono arrivato qui al Caribe con una storia personale. Nel 92 mi sono sposato qui e ho un figlio che è nato in Italia, che però è italo-dominicano, e ora adesso lavoro e ho lo studio anche qui. Questa è la mia prima esposizione, tutti i quadri nati e pensati qui. C'è stato un cambio nel mio colore, un cambio che è dovuto alla mia vita qui, alla natura che ho incontrato qui. E questo ci tengo a dirlo perché è una tappa importante della mia vita, nella mia vita di uomo e di artista. E il Caribe mi ha dato una forza nuova. Io ho trasformato quello che c'è sta nell'aria, nella terra, nel fuoco, nell'acqua di questo paese in immagini che sono paesaggi interiori, immagini che vengono da fuori ma sono di dentro, in un microcosmo che di volta in volta si inventa, svanisce e si reinventa. Nasce il mondo che c'è in una goccia d'acqua, il mondo che c'è dentro di noi, siamo fatti l'80% di liquido. Maria De Tolentino ha chiamato questa mia mostra di qua Paesaggi Interiori e devo dire che il titolo è perfetto. È perfetto perché è la verità. Si mescolano elementi anatomici con elementi del microcosmo, con elementi della natura di questo paese, con i suoi soli, le sue giornate abbaglianti, con le sue acque profonde, con quello che è questo paese importantissimo. Credo anche che la mia natura mediterranea, il mio essere italiano, io credo che qui si sia trasformato e io ho cercato di creare con questa mostra pittorica, di dare il senso dell'energia di quella che può essere una simbiosi mediterraneo-caribe. E devo dire, non per vantarmi, ma dal successo ottenuto come stampa, sia sul piano pubblico che sul piano artistico, di essere riuscito in questa operazione come dico, per me è importantissimo, per la mia vita di uomo e per la mia vita di artista. Adesso... Ok. Vai. Ecco, stavo parlando della mia esperienza pittorica qui. Io naturalmente continuo a lavorare con tutto il mondo. Ora in gennaio ho un'esposizione a Bologna dei miei quadri che ho fatto prima di partire, però volevo che questi quadri dipinti qui e nati qui uscissero qui, perché sono pittura del Caribe, nata e creata qui. Qui i colori hanno odori, qui i colori nascono insieme al loro odore, come le voci che vengono da fuori. Qui il liquido, l'acqua, il verde di qua, tu lo sai, respira umidità, è umido, qui i colori hanno odore, è incredibile, i colori qui hanno anche odore e l'odore ti rimanda a un colore. E la forza di questo paese credo che sia in questo, nel sublimare il colore attraverso l'odore. Questo è... Okay, sigue. All right, here we are in the warehouse of the studio of the exclusive representation of Dominican artists. This is the exclusive representation of several national Dominican artists.
Okay, whatever, en español. Yo soy Enrique Guzmán, represento el artista Mariano Sánchez en exclusividad. Es un extraordinario artista dominicano que ha tenido mucho éxito a nivel internacional y a nivel también del país. También represento al maestro nacional. Por ejemplo, tenemos estos cuadros que son de Mariano Sánchez, que están un poco desorganizados, pero se puede apreciar muy bien. Perfecto. All right, now we're taping one of the famed paintings of the Dominican national painter, and we have several paintings. We just moved this into the light to receive more light. Siguillo Perez, maestro nacional del arte dominicano. He is the master of art in this in the Dominican Republic. He is the art master. We have one more painting. Similar pero diferente. Fortunately, we have the ability here, we represent two painters exclusively, two Dominican painters exclusively. And we're showing you the painting. And we're going to show you the firma, the autograph of this. Guillo Perez, we have it right here. This painting also is a Dominican artist, a very young joven, a very young artist, but we also have the exclusive representación. Es un joven artista, se llama Luigi Jiménez, es hijo de un gran maestro que murió hace un mes. Él es un extraordinario artista muy joven, tiene menos de 20 años y con apenas 18 años, este es un joven prometedor en el arte dominicano. Todavía sus cuadros no se han vendido en la calle, estamos haciendo una colección grande de él para lanzarlo luego como artista exclusivo también. And you can see from the colors, it's just an unbelievable painting, with an incredible theme, absolutely incredible. This is also from Marion Sanchez, some of his other works. Fortunately, we have an exclusive contract, and we can provide the best service. Su última exposición se hizo en el Museo de las Américas. Y fue muy exitosa. Nos acompañó el ex gobernador de Puerto Rico, Don Luis Ferré. Él le hizo un retrato y fue adquirido por un amigo de Don Luis y pagó $30,000 por él. Sigue. Ese es el retrato de Don Luis Ferré y el gran coleccionista Don Jaime Mou de Puerto Rico pagó $30,000 por él. $30,000 American. $30,000. Okay. Esa es un retrato del Papa y hemos vendido una producción de serigrafía hecha en lienzo, en tela, y una compañía establecida en Cuba de españoles compró toda la producción de la serigrafía del Papa. Es una extraordinaria pieza. Solo tiene 30 años. This artist has only 30 years. He's only 30 years old and he's doing big time work. Y sus cuadros se cotizan hasta en $50,000 un cuadro. His paintings go for $50,000 right now. And he's only 30 years old. And we will have this. Okay, this is a serigraph. We call this a serigraph.
which means there's more, it's not original work, but it's original, there's only a limited edition of these. ¿Cuánto sirve que esta? Este se hizo 50 piezas. 50 pieces. There's only 50 pieces of this. 50 pieces of this limited edition of a serigraph. And here we have Emiliano Sánchez. Cada pieza fue intervenida por el artista. O sea, ha sido retocada por él. Es como si fuera un original, pero en serie. This is as the blanco? Dionisio Blanco.